Giovanni, è tutto pronto per la partenza, quindi? Sì, tutto pronto, siamo qui a Cadice, appena passato questa notte, questa mattina presto il fronte freddo, adesso il vento è da ovest, deve girare un po' ancora da nord, e quando avremo il vento da nord partiamo. C'è un po' di stress per la linea perché c'è poca acqua sulla linea di partenza, e ci passiamo proprio per un pelo e basta, non vedo l'ora di essere in mare. Che condizioni vi aspettate nei primi giorni di navigazione? Ma dovremmo avere un bel vento da nord-est, 25-30 nodi fino alle Canarie, anche un po' dopo, quindi i primi giorni dovrebbero essere veloci e belli sportivi. C'è un buco invece intorno all'8, avevi detto? Ma sì, diciamo che poi andando in là con le previsioni diventa molto difficile capire ed essere affidabili, però sembra che ci sia un fronte freddo che arrivi intorno all'8 e dietro quel fronte lì l'alta pressione si installa un po' a sud, quindi sarà un passaggio difficile sicuramente. Poi bisogna vedere andando un po' più in là che cosa succede veramente. L'ultima cosa, questa è una barca super tecnologica con addirittura 15 indirizzi IP, è la cosa abbastanza sconvolgente. In una situazione come questa c'è ancora spazio per l'avventura, per la fantasia secondo te? Beh, guarda, ti assicuro di sì, c'è un sacco di avventura, un sacco di adrenalina e di belle planate, cioè che poi alla fine è quello che cerchiamo. E già venendo qua durante il trasferimento abbiamo visto di che cosa si tratta, ma adesso insomma, da oggi si fa sul serio, la barca sarà al 100%, tutto al suo posto, coi pesi giusti eccetera, vedremo forse per la prima volta le vere potenzialità, perché ovviamente quando si va in giro così senza diciamo una competizione sportiva di mezzo alla fine non si riesce mai ad andare al 100%. Penso che questo pomeriggio, questa sera, incominceremo a smanettare sul serio.